responsabilità enorme del prefetto di Catanzaro, perché doveva nominare queste figure tecniche e non l'ha fatto. Inoltre c'è una responsabilità della commissione, perché se non viene messa nelle condizioni di poter lavorare per soddisfare le esigenze di oltre 70.000 abitanti, beh, mi pare che ci sia una sola cosa da fare: rinunciare all'incarico. Architetti, ingegneri, geometri, gli ordini professionali lametini si sono riuniti alla Lamezia Terme per discutere di quel blocco che sta interessando attività sportive e culturali, ma non solo. Gli elementi lineari a via Perugini, sede del comune, da quando si è insediata la triade commissariale, sembrano essercene veramente pochi. Nella nostra diocesi, già nel 2001, il Monsignor Domenico Crusco aveva indirizzato una lettera pastorale intitolata Guarigione e Salvezza, che metteva in guardia da santoni, sedicenti maghi, fattucchieri e tutto il resto. Famiglie distrutte da imbroglioni, travestiti da profeti, ragazzini che per noi è curiosità si ritrovano in chiese sconsacrate, immobili disabitati per invocare demoni. Quello che emerge dalle parole di alcuni segnalatori, confermate dal racconto di Don Paolo Raimondi, è agghiacciante. A 3 anni dal grande successo di Londra è arrivato finalmente in Italia Shakespeare in Love ed è stato il Cilea di Reggio Calabria ad ospitare l'unica data nella nostra regione, a conclusione del progetto Catona Teatro organizzato dalla Poliscultura e sostenuto dalla Regione Calabria. Nelle vesti dei due protagonisti Lucia Lavia, nel ruolo della nobildonna Lady Viola dell'Essep, che al cinema ha siglato il successo, dell'attrice americana Gwyneth Paltrow, mentre il tormentato e giovane drammaturgo William è stato interpretato da Marco De Gaudio. Tra i due scatta subito l'amore.